Un terremoto politico e istituzionale in cui una sola cosa pare essere certa: nessun passo indietro da parte di Benjamin Netanyahu, incriminato ieri per corruzione, frode e abuso d'ufficio. Non era mai accaduto a un primo ministro israeliano in carica. Il leader del Likud promette battaglia, ma bastetone. Se ieri ha accusato di colpo di Stato i magistrati, oggi afferma che rispetterà la decisione della Corte. Scendono in piazza le opposizioni per chiedere le dimissioni del Premier in un momento delicatissimo per la politica israeliana, perché neppure Benny Gantz, il rivale di Netanyahu, è riuscito a formare un governo dopo la seconda tornata elettorale in soli 6 mesi. L'ex generale sa bene che Netanyahu non è obbligato alle dimissioni e che il Parlamento non ha ancora eletto lo speciale comitato chiamato a discutere un'eventuale richiesta di immunità. Per farlo il Premier incriminato ha 30 giorni di tempo. Nel frattempo, per scongiurare una terza tornata elettorale, Benny Gantz ripete che una maggioranza in Parlamento si potrebbe ancora trovare, un'opzione possibile, ma poco probabile.